Eccoci a noi, anzi qui dobbiamo filmare Daguerreotipo. Questo è proprio un vecchio daguerreotipo. Dove, su che fa le foto? Faccio sul negativo, su carta. Sul lastre di vetro? No, su carta. Ah, su carta. Metto su questo bastone, sì, davanti, sì, e il fotografo. Sì, sì. Sì, sì, bella, bella. Bella. Sì, sì, mi ricorda. Io ho ancora 3 o 4 macchine fotografiche a lastre. A lastre? Solo che le lastre non ci sono più. Le lastre Cappelli, c'era una ditta che si chiamava Cappelli. Allora veniamo a noi. Hello boys! Hi. Hi. Dunque, oggi siamo in questa bella e splendida cornice di Piazza Navona, unica al mondo, perché di fronte alla chiesa del Borromini e all'obelisco egizio e la chiesa dei fiumi, cioè alla fontana dei fiumi, si viene l'animo poetico, no? E come no? Soprattutto vedere questi cubi, questi internazionali, le considerazioni molto terragne, come si dice? Terragne. Paspino. Sì, anche. Che purtroppo ci assillano quotidianamente. E cioè, oggi il nostro assillo che cosa è? Allora, incredibilmente, trovare per una sponda e un riscontro alle nostre esigenze di giustizia. Fammi fare un po' di. Faccio io l'intervista, aspetta un attimo, no? Allora, la cosa da incredibile da credersi è che in questo sistema attuale giudiziario non c'è un organo di controllo dei giudici. Cioè, una volta non è previsto. Dicevano, Custodes, ecco. Quindi che vuol dire? Vuol dire che è nella logica delle cose che ci debba essere qualcuno, come se lo domandavano anche i romani, che controlla il controllore, perché sennò il controllore fa come cazzo gli pare. Ma in effetti qui la scuola è quella della chiesa, dove siccome chiesa davanti romanica apostolica, romana, cioè, apostolica, che siccome davanti a questi signori e l'unico controllore è Dio, allora il Papa, questi che gli dicono: ma tu mi hai rotto lì, coglioni, ladro, delinquente. Qual è l'entità della proprietà del Vaticano a Roma, nella sola Roma? 220 miliardi di euro. Allora, 220 miliardi di euro, dico, dei quali ovviamente non si pagano tasse all'infame popolo italiano. Ma aspetta, di più, paghiamo l'IMU, paghiamo la monnezza, paghiamo l'acqua, paghiamo il trattamento dei liquami, la pulizia delle strade. Le cagate dei preti, immagini niente. Le cagate dei pellegrini. Ragazzi, tutti. Vabbè, allora, andiamo avanti. Quindi nel nostro diciamo pellegrinare diuturno, oggi abbiamo fatto come sempre il percorso delle 7 chiese e appunto, dei 7 bordelli, è la stessa cosa. Almeno per loro è la stessa cosa. Beh, i bordelli avrebbero un po' più senso di umanità, sì, un po' più di senso reale. Sì, sì, no? Sicuramente allora, un po' più di umanesimo. Il discorso è semplice. Come dicevamo, non c'è nessun controllo per i controllori e noi oggi abbiamo avuto un ulteriore riscontro. Perché? Perché in questa nostra, diciamo, oramai semestrale diatriba nei confronti del regime, in cui abbiamo evidenziato tutte le diciamo, proposte incostituzionali e le prevaricazioni avvenute in questi ultimi mesi, ci siamo resi conto, appunto, procedendo nel nostro iter giudiziario, che non solo la magistratura non fa niente, ma neppure il Consiglio Superiore della Magistratura fa nulla, anzi addirittura dice che non è competente, e addirittura non esiste nessuno al di sopra dei giudici o dei presidenti dei tribunali che possa giudicarli. Addirittura al Consiglio di Stato stamattina ci hanno, dove siamo recati umilmente col cappello in mano, stamattina ci hanno confermato quanto erano già da me esternato all'amico Giorgio, che invece insisteva nel dire, perché gli era stato suggerito da un suo amico avvocato, che il Consiglio di Stato aveva competenza. E stamattina, no, ma in realtà, ci siamo resi conto. Momento, divisu. A momento, diciamo le cose come stanno.
il Consiglio di Stato ha competenza a sentenza avvenuta, né più né meno che come una Corte d'Appello, infatti, una Corte di Cassazione. Infatti. Però ci deve essere la sentenza contro infatti. Cui ricorrere. Ma noi invece andavamo per ricorrere contro l'inazione. Contro l'inazione, con l'assenza di intervento. Ecco. Allora no. Ci hanno detto che non era il caso. Allora che cosa abbiamo perché fatto? Perché l'assenza di intervento, che dovrebbe invece essere obbligatoria, certo. No, a norma di perché più. Tu vedi, no, di tu più. Vedi un, che un reato, tu devi intervenire, no? Di più. Se avessi senso morale. Ecco, questo non l'abbiamo mai evidenziato, ma ti dico, vedi che parlando escono fuori. Allora, esistono le leggi speciali. Le leggi elettorali è una legge speciale, ecco sì. Perché, e quindi come legge speciale, c'ha ecco, io in pectore, diciamo così, in estrema sublimazione, questo concetto lo avevo dentro di me, tant'è che stiamo facendo questa operazione. E perché? Perché mi ricordavo che avevo fatto un'azione del genere per quello che riguardava la stampa clandestina da parte del mio ex sindaco di allora, che aveva utilizzato fondi pubblici delle risorse comunali per farsi la campagna elettorale. Esattamente. Ecco. E allora utilizzai appunto il fatto che era prevista da una legge cosiddetta eccezionale come quella sulla stampa clandestina, e anche quella elettorale è una legge, quella del 56, adesso mi sfugge il numero, che appunto prevede che ha, diciamo, un circuito e un percorso giudiziario completamente diverso rispetto esattamente, al esattamente accelerato per cui e diverso. Anche il tempo in questa fase qua, in queste particolari situazioni, ha la sua funzione di omissione di atti d'ufficio. Esattamente. E quindi adesso faremo di nuovo un'altra denuncia esplicitamente per questa casistica qua che abbiamo rilevato adesso. E con questo dobbiamo rinviare i nostri amici alla sequenza di video che abbiamo fatto sull'argomento, perché è inutile che lo ripetiamo in questo momento. No, assolutamente no. Però voglio evidenziare che come buoni strateghi noi siamo, abbiamo messo appunto sempre, come gli strateghi devono avere come minimo sempre almeno due vie di fuga, sì. Non una ma due. Perché? Perché sennò succede come a Papa, oddio. Chi era Papa quello del passetto del 1527? Assedio, conquista e sacco di Roma. Sì, bravo. Ma chi era il Papa? Non mi ricordo. Non vorrei che fosse Sisto. Leone XIII? Leone XIII forse. No, leone, sì. Un leone, o un leone o un Sisto. Leone XIII è possibile. O quello della Cappella Sistina che era lì, l'epoca era quella. L'epoca Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina anni. Sì. Insomma, volevo dire, oddio. Ma il Papa è passato di lì, e si è andato a nascondere il castello. Sì, aveva dimenticato di mettersi le mutande. Ma l'hanno catturato ugualmente? Questo. No, non l'hanno catturato. Come Papa, è stato fatto prigioniero? No, come? È stato assediato, no, assolutamente. Se no, col cazzo, questi è stato fatto no, prigioniero. Signore, ha stato pagato assediato. Un riscatto, adesso non mi ricordo più. Dopo, perché per essere liberato dall'assedio, ma l'assedio è rimasto l'assedio che loro non potevano riuscire a conquistare e a Non mi ricordo bene, che pagò un riscatto. Per forza questo me lo ricordo bene. Quindi allora, ce l'avevi inguattati, cioè facendo. Era pure la peste. Facendo. Mi sa che era Clemente VII. Era Clemente VII. Può anche darsi. Clemente VII, sì. Medici. Era un medico. Vabbè. Allora, comunque, certo, di sicuro era uno dei medici, perché i medici erano schierati contro l'impero con i francesi. Certo. Come quello era stato sempre nell'ambito che ha sconvolto l'Italia della guerra tra l'impero, che poi aveva sede in Spagna, e contro la Francia, che, di cui era alleata la Chiesa, in questa ragione poi c'è stato. Poi loro si sono, come dire, gli imperiali sono andati su, sono saliti verso il nord, quindi e lì poi c'è stato l'ultimo scontro con i francesi, la battaglia di Pavia, mi pare nel 1531-32, dove morì il famoso il Monsignor de la Palisse, oppure Gaston de Foix, il cavaliere senza macchie. Era Gaston de Foix. Uno dei due. La Palisse fu ferito. Sono morti tutti e due. Uno è morto, te lo dico io. Uno è morto nella battaglia di Ravenna nel 1512. È morto nell'assedio di Alessandria, per essere precisi. Chi? Della Palisse. Può anche darsi. È morto al nord. Vabbè, comunque, non entriamo nel merito. Vabbè, allora, noi siamo sempre stati a favore della disfida di Barletta, in ogni caso. Bravissimo. Philippe Leroy.
è un interprete eccezionale di Jacques Lamotte, Italo francese, l'uomo per il ruolo, sì, per il ruolo eccezionale. Infatti, è un personaggio incredibile ancora adesso. Sì, sì, veramente. Si lancia col paracadute a 84 sì. anni. Sì, allora, comunque, a prescindere da questo, volevo dire, bisogna avere almeno due vie di fuga, perché la prima si può rivelare diciamo intercettata dal nemico, no? E quindi, allora, che cosa è successo? Che l'intercettazione di oggi del nemico è il regime, e il regime che dice che noi attraverso il Consiglio di Stato non possiamo fare nulla. Viceversa, noi siamo andati, avendo già predisposto il tutto, lì a 150 metri al Ministero di Grazia e Giustizia, dove abbiamo depositato. Il ministro ha competenza. Adesso poi nei prossimi giorni, appena passata le feste, andremo anche al Consiglio dei Ministri e al Consiglio della Presidenza della Repubblica. Esattamente. Dopodiché, così abbiamo completato. Cari amici, per questa prima tranche della nostra video abbiamo finito. Sì.